Cari amici di calciomercato.com, il punto di oggi riguarda il Milan. Nella clamorosa visita a sorpresa di Roberto Mancini, allenatore del City, neocampione d'Inghilterra, in via Turati. Molti pensavano che l'obiettivo di questo incontro con Adriano Galliani fosse la posizione di Zlatan Ibrahimovic. In realtà la grande sorpresa è scaturita in serata e calciomercato.com ne ha dato immediatamente conto e riguarda la richiesta del City di ingaggiare Thiago Silva acquistando nel cartellino. Immediata la reazione di Adriano Galliani, che ha fissato a 50 milioni di euro il prezzo base di questa eventuale operazione con la formazione di Roberto Mancini, che, rammentiamolo, nell'arco di 18 mesi, grazie alla disponibilità finanziaria illimitata degli uomini del principe Al Mansur, ha speso qualcosa come 200 milioni di sterline per costruire una squadra che poi Mancini ha portato al trionfo nella Coppa d'Inghilterra nel 2011 e alla riconquista del titolo inglese nel 2012 dopo 44 anni di attesa. È evidente che se il Milan intendeva spaventare il City con questa richiesta ha scelto l'argomento sbagliato, perché qualora Mancini insistesse per Thiago Silva, riuscirebbe a convincere i propri datori di lavoro della bontà di questo investimento, considerato che il brasiliano viene pressoché unanimemente considerato il miglior difensore centrale del mondo. Ma qui si porrebbe un problema esiziale per il Milan. Come rimpiazzare eventualmente Thiago Silva? E poi perché cedere il perno della difesa che ha perso Alessandro Nesta e che deve essere rafforzata? È incipiente l'arrivo di Acerbi, ma per quanto promettente e positivo sia il talento del giovane difensore del Chievo, non può bastare. Lo stesso Allegri si è affrettato a ribadire che considera incedibili Ibrahimovic e Thiago Silva. La stessa stampa inglese oggi sul proprio City ha sottolineato la presa di posizione del tecnico milanista, anche perché si tratta di intendersi. Allegri è rimasto alla guida del Milan, come prevede il suo contratto, rinnovato con largo anticipo sino al 30 giugno 2014, ma vuole avere precise garanzie sul tipo di squadra che la società andrà a costruire. Per ora i rinforzi che sono arrivati certamente rinvigoriscono una formazione che aveva bisogno di nuova linfa vitale, Montolivo piuttosto che Bakayoko Traoré piuttosto che Acerbi, ma è evidente che se il Milan intende essere competitivo e vuole rasserenare Ibrahimovic, che non le ha mandate a dire alla società, deve fare ben altro. La sensazione è che la situazione sia molto fluida e, come sempre in queste vicende, l'ultima parola spetterà a Silvio Berlusconi, il quale, en passant, bisogna ricordarlo, ha appena ripianato un passivo di 67 milioni e 200 mila euro e non intende spendere molti altri soldi per il Milan. Staremo a vedere.